difficile concentrare in due minuti le emozioni che Diseltecnica, Pallacanestro Trinità e Forio Basket ci hanno regalato nell'ultimo match del girone d'andata. Il punteggio potrebbe far pensare ad una sfida a senso unico, ma il 92-75 finale è sortito da una sfida che ha davvero illuminato questo pomeriggio di gennaio, per la grande caparbietà messa in campo dalle due squadre, per il coraggio che il Forio Basket con sei giocatori a refetto ha messo sul parquet, peraltro considerando che gli Schitani avevano anche perso Pezzarosa passato al Ruvo di Puglia in Serie C Silver. Ma l'uomo copertina di questa serata, e non ce ne vogliano gli altri protagonisti di questa sfida, è stato Stefano Capaccio, che ha messo a segno 43 punti, probabilmente la miglior prestazione della carriera, che è stata risolutiva per i biancazzurri, che avevano penato tanto per riuscire a venire a capo di un match che si era messo male, con gli Schitani avanti nel primo quarto di 7 punti, nel secondo addirittura di 8. Eppure Capaccio, con i suoi canestri da 3 punti, con i suoi tiri dalla media distanza, ha letteralmente trascinato fuori dalle secche la Diseltecnica, che ha dovuto inseguire per tre quarti abbondanti prima di piazzare il parziale decisivo, frutto anche di una splendida prestazione di Gianluca Campaiola da 17 punti e degli attacchi in contropiede di Botta. Ha funzionato il gioco di squadra in alcuni momenti soltanto, vista la difesa aggressiva con il montenegrino Jovic sotto canestro, eppure l'arma è stato il tiro da 3 punti, che ha consentito ai biancazzurri di ottenere l'undicesimo successo al termine di un ottimo girone d'andata che lo vede al quarto posto e che di fatto è il preludio ad una seconda metà di campionato nella quale i biancazzurri avranno tutti i match chiave per la corsa al vertice del girone A di Serie D in casa, a cominciare dalla partita di domenica prossima contro lo Sporting Portici, avversaria ridimensionata dalla sconfitta contro la Pallacanestro Santa Maria Vico nell'ultimo turno di campionato, ma che può puntare decisamente a riscattarsi provando a interrompere l'imbattibilità del Palazzingaro, che ormai dura da quasi un anno. Nei primi quarti abbiamo sottovalutato un poco la squadra avversaria, sicuramente non siamo entrati con la giusta mentalità, però poi man mano abbiamo capito che erano degli avversari, insomma, da rispettare. Soprattutto un paio di loro hanno delle buone qualità individuali, oltre al centro che comunque sotto canestro dominante, poi pian piano alzando il ritmo difensivo si è riuscita a prendere il sopravvento. Sì, è stata una partita molto molto tosta, molto molto avvincente. Loro, nonostante la classifica, hanno messo tutto sul parquet con un giocatore di categoria superiore, forse di due categorie superiori, come Jovic. Siamo stati bravi a tenere sempre il ritmo molto alto, ci ha salvato perché in alcuni periodi della partita abbiamo preso dei break importanti anche sulla loro stanchezza, perché erano comunque corti come roster, quindi siamo stati bravi a riuscire a correre sempre e a tenere molto bene lui. La squadra avversaria è una squadra che faceva del dinamismo e dell'atletismo la sua arma di forza. Noi, con una panchina corta, a un certo punto abbiamo cominciato a perdere, diciamo, dinamicità, a concedere secondo e terzi tiri in difesa e in attacco, diciamo, a subire i loro raddoppi, che sono diventati un po' più pericolosi per i nostri giocatori.